Una delle domande più gettonate è la seguente: che fine ha fatto Alessio? Perché Alessio non fa più video con voi? Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Vito Bellavitix. Oggi eccoci in un video in cui rispondo a tutte le vostre domande, o quasi, perché me ne avete fatte tantissime su Instagram e sinceramente non lo so se riuscirò a rispondere a tutte. Come state, batuffolini? È dolce come nome. In queste ultime settimane tantissimi commenti, tutti uguali. Ma Vito, che fine ha fatto Alessio? Perché Alessio non è più con voi? Ma come mai non si fa vedere? Nel corso di questo video vi spiegherò tutto, risponderò a un sacco di domande che mi avete fatto sul mio Instagram, quindi se ancora non mi seguite, mi raccomando, alla fine di questo video correte a seguirmi su Instagram, perché è lì che possiamo dialogare e conversare. Però mi dovete seguire, vichinghi. Dovete seguire il vostro Vito Bellavitix. Vito Bellavitix. Questa potrebbe essere una bella colonna sonora per la mia serie. Nelle giornate precedenti ho lasciato il box domande sul mio Instagram e adesso ne andiamo a leggere alcune, però in realtà ragazzi le ho appuntate tutte in un foglio, quindi non capisco perché sto guardando ancora il cellulare. Quindi iniziamo dalla prima domanda e si parte subito col botto. La verità è che voi siete curiosoni, cari vichinghelli belli, siete molto curiosi, volete sempre sapere tutto, infatti mi tempestate di domande. Ma il vostro vichingo cercherà di rispondere al meglio a tutte le vostre curiosità, ma solo perché vi voglio bene, eh? Perché di solito io non racconto i fatti miei. Sono cose private e c'è la privacy. Senza la privacy, che mondo sarebbe? La prima domanda dice: sei mai stato derubato? Ti hanno mai rubato qualcosa di prezioso? Bene, cari vichinghi, è arrivato il momento di raccontarvi questa esperienza tristissima. Sono passati una valanga di anni, ma lo ricordo come se fosse ieri. Andavo in prima elementare e ogni giorno mia madre mi comprava delle gomme colorate, le gomme quelle per cancellare, diciamo, la matita. Ecco, ogni volta che la maestra mi chiamava alla lavagna, magicamente una di queste gomme spariva. Io mi ricordo esattamente che le contavo di proposito, dicevo 1, 2, 3, 4 e 5, perché ce ne sono 4, e mia madre ovviamente, come tutte le mamme: Vito, se ti fai fregare ancora una volta le gomme, non te ne compro più! E giustamente aveva ragione, anche perché in quel periodo non è che navigavo nell'oro, quindi la mia mamma non è che mi poteva comprare sempre gomme all'infinito. Ebbene, un bel giorno, durante la ricreazione, mi accorgo con la codina dell'occhio che in un portacolori di una mia compagna di classe c'era una di quelle gomme che io avevo comprato. E in quel momento avevo scoperto che una mia compagnetta di classe, piccola così, mi aveva rubato 7-8 gomme colorate. Maledetta! Mi ha fatto passare un anno infernale! Ancora mi ricordo come ti chiami. Sei stata cattiva. Non si ruba. Vergogna! Adesso passiamo alla seconda domanda. Ti piacerebbe trovare l'amore della tua vita? Ovviamente, cari vichinghi, non potevano mancare le domande sull'amore. Infatti, molte di queste domande sono tutte uguali. Ebbene, vi rispondo che l'amore della mia vita io l'ho già trovato. E si chiama appunto Vito Bellavita. Io mi amo. Sono io l'amore della mia vita. E mi fidanzerò da solo. Vuoi tu, Vito, prendere Vito come tuo sposo? Sì, lo voglio. Puoi baciare lo sposo. Scherzi a parte, ragazzi, l'amore è una cosa molto complessa e ancora oggi vi posso dire che non ci ho capito niente, quindi cercherò di sviare queste domande fino alla fine dei miei giorni. Ok, passiamo alla terza domanda, che è molto bella e interessante. Ti piacerebbe fare un viaggio? E se sì, chi ci porteresti? Allora, vi dico la verità, mi piacerebbe tantissimo fare dei viaggi come facevo un po' ai vecchi tempi, però in questi ultimi anni mi sono un po' demotivato. Ed è per questo che sto aspettando la scintilla giusta che mi porterà a viaggiare un po' per il mondo e magari portare qui su YouTube alcuni video molto più belli. Però se devo pensare a una persona da portare in viaggio, sinceramente non saprei. Sicuramente una persona con cui vado d'accordo, perché viaggiare con una persona in cui non si va d'accordo non è una cosa bella, ve lo posso assicurare. Quindi se dovete viaggiare vi do un grande consiglio: viaggiate sempre con qualcuno con cui andate d'accordo, con cui condividete le stesse idee e le stesse ideologie di pensiero. Quanto sono profondo. Un'altra domanda classica a tema amore è sempre la stessa: hai una cotta per qualcuno? Io non ho una cotta, ho il prosciutto cotto. Questa era bella, non mi dite di no, perché questa era bellissima. Faceva ridere, forse faceva ridere soltanto me, però
fate finta di ridere, fatelo per me, se mi volete bene. Un'altra gettonatissima domanda, Vito, come stanno i tuoi coniglietti? In questi giorni soffrono un pochino il caldo, ma come tutti gli animaletti del nostro pianeta, perché ragazzi, il caldo di questa settimana è stato veramente infernale. Però, tutto sommato, stanno bene, sono contento, e magari nei prossimi giorni vi farò vedere anche dei video insieme ai miei coniglietti. Che ne dite? Vi piacerebbe rivederli in un video? Fatemelo sapere qui sotto in un commento. Questa domanda mi ha fatto sorridere, un papà mi ha scritto, ma per incontrarti, che devo fare? Perché c'è mia figlia che mi stressa, con la risata. Allora, cari genitori, papà e mamme, ricordatevi che il vostro vichingo spera di incontrarvi presto. Tutti voi speriamo di fare eventi, ragazzi, ma con questo caldo, per me, una persona dalla temperatura corporea fuori dal normale, perché io sono una specie di termometro che si scalda subito, è veramente difficile fare eventi in estate. A meno che non facciamo un evento in spiaggia, così, se sento caldo, subito mi tuffo al mare. Ma quanto sarebbe bello fare un evento in spiaggia? Certo, dico delle cose stupide ogni tanto, però questa non è tanto stupida, è una genialata! YouTuber di tutto il mondo, non mi fregate l'idea perché sono stato il primo a pensarla, eh! Voglio fare l'evento al mare. E come al solito non poteva mancare la domanda, la regina di tutte le altre domande! Ma tu quanti anni hai? Quanti anni hai? Sono giovanissimo, dentro qui. Nel mio cuore, nella mia testa, c'ho almeno 7 anni. E non sono pochi. Adesso sono io che vi faccio una domanda. Vediamo quanto siete preparati e quanto ne sapete del vostro vichingo! Secondo voi, quanti anni ho? Provate a indovinare qui sotto in un commento. E ricordatevi che 18 anni li ho fatti qualche settimana fa. Quindi è molto facile capire la risposta. Sto scherzando. Ho qualche annetto in più. Sono pronto a rivelare al mondo intero la verità. Risponderò alla domanda che ha fatto da titolo a questo video. Ma Alessio, che fine ha fatto? Perché non fa più video con voi? Prima di iniziare però, come al solito, cosa dovete fare per sapere la risposta? Ricordatevi di spolliciare come i vichinghi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella se volete essere anche voi dei piccoli vichinghini e soprattutto se non volete perdere altri video così belli come questi! Questa serie delle domande mi piace molto perché ci permette un po' di conoscerci meglio, magari io faccio una domanda a voi, voi ne fate tante a me e così via. Ragazzi, voi lo sapete, ormai sono tanti anni che i miei cuginetti mi hanno sempre affiancato nelle mie innumerevoli avventure. Manu e Ale per me sono più di due cuginetti, sono come dei piccoli fratellini. Una cosa molto importante che a voi sfugge è che YouTube è un divertimento per loro, cioè per Manu e Ale YouTube è una sorta di svago, mentre per me si tratta di un lavoro a tempo pieno. Pensate a tutte le ore che impiego per scrivere un video, per girare un video, ma soprattutto per editare un video. Quando voi vi collegate su YouTube e vedete la campanella attivata e quindi cliccate su quel video e vi guardate quei 10 minuti, dietro quei 10 minuti ci sono almeno 8-10 ore di lavoro che il sottoscritto porta a termine. Ovviamente io sono strafelice di fare tutto questo perché è la mia passione, è il mio lavoro e non c'è cosa più bella, ragazzi, perché fare qualcosa che ti piace nella vita è troppo bello, è la cosa migliore che mi potesse capitare nella vita. Ma come dicevo prima, mentre per me si tratta di un lavoro, per Manu e Ale tutto questo è soltanto un gioco. È un gioco, un divertimento, un po' come voi che guardate i video e vi fate qualche risata. Quindi la vera risposta alla domanda, perché Alessio non fa più video con voi, è soltanto una. Alessio ormai è cresciuto. Non c'è nient'altro. È la pura, semplice verità. Certo, tutto questo ovviamente è molto triste perché prima lo vedevo quasi ogni giorno. Adesso mi tocca vederlo in alcune ore del giorno in cui magari ovviamente non ci si vede più per girare un video, ma ci si vede magari per chiacchierare un po' e magari scambiare qualche consiglio. Siamo cresciuti praticamente insieme. Io ero più grandicello, voi eravate più piccolini, però siamo cresciuti insieme. Pensate che Alessio aveva tipo 10 anni quando ha iniziato a fare video con me. E la stessa cosa sta accadendo a Manu. Anche Manu era un batuffolino piccolo quando ha iniziato a fare video con me. Adesso invece ha l'età che aveva Alessio quando ha cominciato con me. Avete capito che giro immenso? Ovviamente, cari vichinghi, non vi preoccupate, perché mica è detto che Alessio non farà più video con noi. Magari in questo momento è soltanto un periodo più impegnativo, è un momento particolare, c'è l'adolescenza, la crescita,
vita, i primi lavoretti, le prime esperienze. Quindi non è escluso che il nostro Alessio potrebbe tornare così all'improvviso. E quel giorno sono sicuro che, come sarete felici voi, sarò strafelice anch'io. Quindi Alessio, se stai guardando questo video, mi raccomando, torna presto che ti aspettiamo tutti. Ricordatevi sempre, cari vichinghi, che Vito Bella Vita non è una sola persona. Vito Bella Vita è uno stato d'animo, è una comunità, è un villaggio. È la barba, il cappello, i vichinghi, Manu, Ale, Noemi, i vlog, la natura, la magia, le storie, le avventure, i viaggi, le creazioni. Ma soprattutto Vito Bella Vita è il bene che voglio a tutti voi che ogni giorno mi seguite, in questi anni non mi avete mai lasciato da solo. E per questo, cari vichinghi, io vi sarò eternamente grato. Non avete idea di quante volte stavo per gettare la spugna, poi vedevo i vostri bei commenti e da lì mi partiva una carica che non vi so spiegare. Vi voglio veramente tanto bene, ragazzi. E basta, perché se no mi scende la lacrimuccia e non si può fare. Bene, cari vichinghi, spero di aver chiarito alcune delle vostre perplessità. Ricordatevi sempre di spolliciare come i vichinghi e se volete farmi qualche altra domanda, seguitemi su Instagram, mi raccomando, vi aspetto tutti lì. Per questo video di oggi è tutto, noi ci rivediamo in un prossimo video e ciao! Wow!